Il 14 settembre 1000 studenti del liceo Cassinari e dell'Istituto per Geometri Tramello torneranno in aula grazie alle modifiche apportate agli edifici per consentire a tutti di partecipare alle lezioni in presenza. Ad oggi non ci sono criticità perché noi riusciamo a mantenere in presenza tutti gli alunni grazie ad alcuni lavori che la provincia ci ha fatto nei vari istituti, quindi non abbiamo problema di didattica digitale integrata, verranno tutti quanti a scuola e ci saranno degli ingressi leggermente sfalcati, una decina di minuti, con ingressi fisicamente separati, ma non abbiamo problemi di dover lasciare a casa dei ragazzi oppure i nostri docenti avranno mascherina e visiera, ho comprato anche la visiera, anche per i collaboratori scolastici. Il regolamento d'istituto anti-Covid prevede ogni tipo di possibilità, come comportarsi, dove fare l'intervallo, come e quando areare i locali, quindi abbiamo previsto ogni tipo di ipotesi, siamo tranquilli. Abbiamo spostato molte aule, perché per esempio delle aule numerose le abbiamo spostate, faccio l'esempio del Tramello, una seconda che diventa terza è stata spostata nell'ex aula insegnanti, che è particolarmente capiente, e l'aula insegnanti è stata invece spostata in un locale più piccolo. La provincia ha creato alcuni locali senza alcun problema, per esempio abbiamo, come tante altre scuole, abbattuto dei muri per creare dei locali più grandi. Niente banchi nuovi perché i due istituti erano già dotati dei monoposto.